Una buona serata dalla redazione di Teletruria, nuovo appuntamento con le nostre ultime notizie e cominciamo dalla cronaca con il blitz della polizia in collaborazione con la municipale a Campo di Marte ad Arezzo nel pomeriggio di oggi. Sono state fermate alcune persone, in azione i cani antidroga e l'elicottero. E fa discutere la benemerenza per meriti sportivi che sabato prossimo verrà conferita in Sala dei Grandi al pilota di motocross Alessandro Albertoni. L'iniziativa promossa dal CONI ha creato imbarazzo e incredulità nei genitori di Martina Rossi. Attraverso il legale aretino Luca Fanfani hanno espresso il loro disappunto per questo evento che porta in primo piano una persona al centro di una vicenda giudiziaria durata poco più di 10 anni e conclusasi con una condanna a 3 anni per tentato stupro. Il fatto risale al 2011 e si concluse con la morte della ragazza di Martina Rossi dopo un volo dalla terrazza di un albergo a Palma di Maiorca. Albertoni venne riconosciuto colpevole insieme all'amico Luca Vanneschi. Due hanno richiesto i servizi sociali e sono in attesa della risposta del giudice. Infine un tavolo di monitoraggio e confronto, quanto ha chiesto negli scorsi giorni Federconsumatori alla Prefettura e alla Camera di Commercio per mantenere alta l'attenzione sugli aumenti dell'energia per famiglie e imprese, ed è arrivata intanto la risposta della Camera di Commercio di Arezzo Siena che ha fissato per l'8 settembre nel pomeriggio un incontro. Ed è tutto per le nostre ultime notizie, grazie per la vostra attenzione, un buon proseguimento con i nostri programmi.